amici, benvenuti in questo nuovo video di Scream Notes Unlimited! Yeah! Siamo davvero contenti che il primo episodio vi sia piaciuto, ce l'avete chiesto un altro, quindi eccoci pronti! Questa volta andremo nel... caserma? Ma sì! Diamo caserma, fuoco a tutto! Ma Super Saiyan! Perché c'è un intento? Mamma mia, che è successo? Tutto a fuoco! C'è una caserma... tutta roba rosa ho visto! No, no, che brutta stanza! Sì, quella stanzetta rosa! Vogliamo ringraziarvi tantissimo per le cose assurde che ci avete detto! Grazie! Ci avete detto delle cose più incredibili in assoluto, per esempio, proviamone subito uno, banana... verde, alata, guidabile. Siete persone anche voi guidabile, del tutto normalissime. Sputa fuoco. Bello. Siamo una casella. Dai, esiste! Esiste, me la fa vedere. Che tenera. E il fuoco? E magari solo se si è arrabbiata contro qualcuno. Rabbia. Monta. Wow! Ma è colpa vostra, non dite niente. Sali un po', vediamo che c'è in alto. L'avete voluto voi questo? Posso attaccare qualcuno? Sì. No. Dice di no, forse no, è meglio di no. Attacco, ok, non attacchiamo nessuno. Andiamo a vedere cosa, qual è la missione fondamentale. Trasforma una station wagon in un'autopompa. Autopompieri inizia! Ok, che è successo? Che è successo qui? Ah, ok, mi sono trasformato. Tutte le autopompe sono occupate. Quest'auto deve diventare un camion dei pompieri. Comincia verniciando l'auto. Verniciando, sai, vernice rossa. Vernice rossa. Sono rossi i camion dei pompieri. Di solito sì, vernice rossa, vai. Oh. Se ci aveva un bel rosso fiammante. Fiamma. Aspetta, magari dipingi. Okay, beh, okay. È un inizio. Uguale. Vedo il pittore che sta scappando via. Non gli è piaciuta come idea. L'auto deve essere udibile. Dai al DJ qualcosa di rumoroso. Una sirena. Sì, attento però a dire sirena. Attento a dire sirena. Sì, sì, una sirena cantante magari. No. Te l'ho detto che c'è il rischio. Una sirena cattura fantasma. Vediamo se ti va bene. Non gli sta bene. Canta però, non la puoi. Dai! No, non rubare la macchina! Vai via! Sirenaccia! Alle pille, come fa a guidare? Non lo so, vabbè. Allora, e se invece usassi tipo una batteria? Tipo. Sì. La batteria musicale, dai. Non è esattamente quello. Vai! Ma no, ma ci sei messo! Devi metterla qua! Ma no, ma non ti. Va bene, vada per la sirena normale. Sirena normale. Sirena normale, perché. Audio. Audio, vai. Normale, mi raccomando, Vai! Ma no! Oh, ora sì! Tipica cosa bravo che individuo. Funziona. Bene, ma ci vuole anche il pompiere. Quasi potete vedere, dagli uno strumento per fare il suo lavoro. Idrante! Va bene. Idrante a fiamme. No, scherzo. Un'idea infuocata. Giusto per prepararsi. Fare vai. Ok, è per me. Dammo in fiamme. Ciao! Sta andando! Sta dando fuoco la macchina! Aiuta l'auto a superarlo! Provo a usare un rimpicciolitore di macchine! Sta bruciando, non so se è una grande idea! un rimpicciolitore! Raggio! Riduttore! Riduttore! Proviamo! Raggio riduttore! Raggio X, no! Raggio rasoio! Rasoio riluttante! Peligene. Va bene, ci avete detto, scrivete anche della roba a caso, vai. Usa questo contro queste persone. Lanciaglielo. No! Ma dai! È funzionato! Vediamo qualcosa che ci avete consigliato voi. Allora, ci avete. No, anche l'apocalisse, ma non mi sembra il momento giusto. Io vorrei provare anche un bel buco nero, sinceramente. Provo a lanciargli contro un naso gigante malvagio. Perché ci date veramente quelli? Occhi. Vorrebbe fare. Ha paura! Ha paura! Aspetta! È scappato! Sì, è scappato! Non ci posso credere! Chi non scapperebbe da un naso malvagia? Attacca il rasoio! Sì! Attacca pure te! Ma sta attaccando anche. Aia! Malefico! No! Ho fatto l'oggetto sbagliato! Via! Vieni! Malefico! Mi voleva fare a pugni! Vai! Aspetta! Ed è che carino! Dove incendia uguale! Yeah! Auto dei pompieri completato! Totale Starlight 4! Ok, abbiamo preso dei pezzetti di E sono tornato qui! Vai, eravamo sulla banana volante. Vuole diventare un pompiere sto tipo. Fagli un camion dei pompieri e mettecelo sopra. Sì, un mini camion pompieri. Ma non gli piace la parola pompieri!
Pompiere, è singolare. Sputa acqua. Sputa acqua. Sì, acqua. Acquosa. Sputa acida. Seduta acida. Calvo! Ma cosa devo fare? Cosa ho creato? Cos'è? No, una mini sedia? Cosa sarebbe sto oggetto? Seduta, calmo, acida, mini! Ma è una sedia. La vuoi? Vuoi sederti? No, la no, sta mangiando. Okay. Ma adesso toglimi sta cosa dalla faccia che mi dà anche un po' fastidio. Ma roba! Ah no, l'avevo... Cosa? Ho reso magica la... La sta camminando! Ah, buttala via! Guarda che faccia! Ma che faccia! Non ci posso credere. Tu tanto mangiati questo che do un aiuto a questa. Aiutami a testare tutti gli allarmi. Cioè, colpiscilo e vedi se suona. Svuotalo. Una giraffa. C'è una giraffa lì dentro. Gli dai mangiando la banana volante! No! Che è successo? Cosa è successo? Cosa è successo alla giraffa? Seleziona, che cos'ha? Scusa, esattamente, cosa è successo alla giraffa? Giraffa minuto. È carina la giraffa, penso si sia un po'... dimenticato le ossa, penso, dentro un armadio. Le ossa gliele trovo! Un panino! Gnammete! Gnam. No, veramente, devo testare gli allarmi. Allora, proviamo a testare gli allarmi. Facciamo una betulla schifosa... In fiamme! Vai, infame. È un po' infame. È un po' infame, vai. Testa là. Dovrebbe suonare l'allarme perché fa paura. Mamma mia! Che è successo a sta betulla? Cosa? Il mini camion! Autopompa dovevo regalargli al cane. Scusi, cane, vuole ancora la sua autopompa. Scusi, signor cane. Cane? No, mi sa che il cane si è spaventato. Eccolo il cane! È ancora qui! Quello zombie mi inquieta. Questo molto. Per me non funziona. Come è rotto. Scarico, lo devo ricaricare. Quindi. Con un fulmine. Fulmine di Pegaso! Fulmine di Pegaso. Pegaso! Vai! Di gesso. Che non di pesto. È disperato perché non voleva venire. Lo posso. No, non glielo posso lanciare. No, sono uccelli. Sono i piccioni! Dai! No, scusa! Scusa, magari è una missione. Scusa, c'era il temporale, non volevo. Batteria, batteria. Batteria carica, vai. Carina, è carina la batteria, Sì, auto. No, dell'auto. A elettronica forse. Alla corona. Dai, è funzionata. In realtà questa è un'automobile tonda futuristica. Wow. Perché c'è un cappello da vichingo? Cosa stai cucinando tu? Dimmi che non vuoi niente. Questa bistecca deve essere resa più tenera. Quale bistecca? Questa è una bistecca con le corna. Ah, credo fosse un almovito. Ok, allora aspetta. Batti carne? Deve essere resa più tenera. Burro? Vuoi un batti carne. Proviamo, vai. Vai addosso. Ma che era qua? L'ho dato al tipo. L'ha battuta. Aia! Aia! Ma cosa vuoi? Ma mangiare te questo. Cosa ho fatto? Perché gli hai rubato le corna. Ti ho rubato le corna? Aveva le corna la bistecca prima. Vai via, aggiungi aggettivo. Ha addormentato, no? Che sono addormento. Sì. Ah, che carezza! Che cosa carina! Come togliersi il problema di qualcuno? Credo di star facendo qualche danno, ma dici? Non mi fa. Su qua, la vuole più tenera ancora sta cosa, no? Perché non credo. Sì, se la vuole più tenera, trita carne. Guarda che come gliela tritiamo. Gliela trito. Vai! No, mi sa che gliel'ho fatto mangiare con questo. Vai, svuota. Scusi, buon uomo! Lei continua a dormire! Credo di avergliela cotta tanto! Dici? Aiuto, è sopravvissuto, difesa, invasione degli zombie! L'invasione della caserma inizia! Aia, è cambiato tutto! La città è stata invasa dagli zombie! Oh, il mio sopravvissuto deve essere soccorso! Aiuto, il dottore a curare le ferite del pompiere! Ma che ce l'ha preso per me, dice anche noi? Questo cos'ha? È quello che è stato nominato prima! Ti do una bistecca curatrice, perché so che sei un fan delle bistecche, toh! Oh, curativa va benissimo. Dagliela, fidati, gli servirà. No, vuoi dagliela, dagliela. Cosa vuole? Lui legge cosa vuole. No, vuole tenere qui, aiutami a guarire le sue ferite. Medicina. E proprio gli darò una medicina. Medicina è sgradevole, perché le medicine sono cattive. Non è che gliele posso creare una buona addirittura, sono sgradevole.
Dagliela. Dai, stai bene. Vai. Oh, sta levitando. L'ho visto bene. Ah, è contento. Era l'ossigeno. Ok, è il sogno di questo giocatore. Dalle qualcosa per rispingere l'orda. Come faccio a scendere? Un bel fucile a pompa. Io vorrei scendere, però non mi ci fa non scendere. Non c'è la scala. Vabbè, il fucile a pompa è un classico. Se gli tiro uno, come avete costato, uno spara patate. Uno spara patate. Spara patate. Funziona, siete ci avete detto delle cose veramente assurde. Grazie a tutti, continuate a scriverci nei commenti che cosa volete che creiamo. Veramente, lo farei piuttosto scossa. Se dico cosa mi calmasse, no, volevo dare. Creale una felpa verde viva con cui giocare. Sì, una felpa verde. Uno sacchiotto di peluche vivo. Un sacchiotto di peluche vivo. Di mele. No, non gli piace peluche. Di Betulla! Di Betulla! Ovviamente! Uno sacchiotto di Betulla! Ma che schifo! Uno sacchiotto. Com'è uno sacchiotto di legno me lo fa? Può darsi, prova. Devo provare, ovviamente. E facciamolo. No, cosa mi sta dicendo? È docile, sì. Ti va bene? Sì, sì, va bene! Che cosa l'ho creato? Non so, che schifo, sì, anche mi preoccupa. Il generale è convinto che sia possibile combinare alcuni semplici oggetti per creare una macchina da guerra. Metti tre oggetti nel quadro e creare un mech. Signor, sì, signor generale! Dove mette tre oggetti mech? Qui? Quello aspetta, sì, come li metto questi? Allora, mettici una spada. Come laser. Scendo? Sono ste porte, ci sono. Allora, metti una spada laser. Sì, una spada laser. Una spada laser. Ah, scendi così. Ah! Sono addosso, guarda, se preoccupa. Allora, spada laser. Spada laser viola, giustamente. Viola, sì. Perché da me su Windu. Anch'io sono d'accordo. Dove la metto? Qui, vai. E un oggetto c'è. E poi hai aggiunto una cosa qua di zombie. Beh, proviamo altro a mettere una mummia assonnata in Ma una mummia assonnata non è un oggetto. Infreddolita e terrorizzata. Un piatto tipico di Jump and Cut. Ma cosa? Voglio vedere che cosa mette. No, non lo voglio sapere. Jump and Cut, se non fa. Allora, un piatto. Un piatto denim. Allora, non devo dire di. Piatto tip. Non devo dire di. Giallasta, giavazzo, gladiatorio, gargantuesco, piatto contenitore. Oh, ci combattete? No, non posso combattere i zombie con un piatto. Che oggetto assurdo te crepo? Un termosifone urlante. Un termosifone è giusto! Un termosifone urlante! Questo sì! Che danneggerà. E poi cosa vuoi? Sta pensando. La maggior parte dei dispositivi elettronici necessitano un'alimentazione simile. Vogliamo una batteria gigante. Sì, batteria gigante. Ci avete detto che le cose più grandi in assoluto sono mastodontiche. O colossale. Vai. Ma posso mettere l'alta batteria? Anzi no, barrette energetica. Goku che fa l'energia. È andata bene? Onda energetica. Dici devo usare l'onda. Onda energetica. Ma cosa? Una orca no. 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 Motore a scoppio. Bam. Motore a un colpo. Ne fa uno. Poi mutante. Poi diventa musicale. Musicale. Ma non è possibile. Cotto. Cotto, sì. Un ubio. È un ubio. Va bene. Cos'è quella cosa? Sì. Riempio lega. Riempio. Cosa devo dire? Lega. No, no, va bene, mi ha ucciso. No. Cosa? Perché un ubio è una cosa cattiva? No! Non ci credo. Ho ucciso il tifo! Non ci posso credere. Che fail! Sei terribile. Non ci credo. Come ho fatto? È morto il tifo! Dimmi che gli altri non hanno ancora la missione. No, sono tornati dall'inizio. No. No. Vabbè, noi non potremo mai, secondo me abbiamo capito la scorsa puntata, fare una puntata sensata a questo gioco. Diteci voi se volete che rifacciamo questa missione nel prossimo episodio. Oppure se non resterà più niente, quindi non ci sarà un altro. Vuoi un buco nero? Vabbè, io quasi scendo. Buon uomo! Grazie a tutti per essere stati con noi questa Betulla. Vai via.
Fateci sapere voi cosa volete che facciamo nella prossima puntata. Se volete che riproviamo questa missione oppure se ci lanciamo in qualcosa di diverso. Comunque i fail secondo me sono assicurati che non riusciamo a fare veramente qualcosa di un minimo sensato. Continuate a dirci voi se che cosa volete che scriviamo. Diteci le cose più assurde che vi passano per la testa, sì. E le useremo per distruggere il mondo. Un altro buco nero, giusto per... Troppo in alto, no, non... il manichino no. Poveracci, mi dispiace un pochino. Grazie a tutti per essere stati con noi in questo video. E alla prossima. Ciao.